Nel tardo pomeriggio del 4 giugno del 1944, le truppe alleate entrano a Roma e la liberano dopo 9 mesi di occupazione tedesca. Hanno ormai incontrato una scarsa difesa da parte di alcune unità germaniche, che è durata giusto il tempo per permettere alle retroguardie del loro esercito di attraversare la città nella loro ritirata verso nord. Nei mesi precedenti, però, la resistenza dei tedeschi era stata molto accanita. Gli attacchi dell'esercito alleato si erano infranti più volte sui fronti di Cassino e di Anzio con molte migliaia di perdite. E solo a metà maggio gli alleati erano riusciti a lanciare l'offensiva decisiva che aveva sfondato la linea nemica portandoli verso la conquista della capitale. La resistenza romana aveva atteso con molta impazienza il loro arrivo. Già a fine gennaio, dopo lo sbarco di Anzio, era rimasta delusa di non poter affrontare la prova dell'insurrezione cittadina perché gli alleati erano stati bloccati dall'assedio tedesco intorno alla loro testa di ponte. Ma nemmeno a giugno il CLN e i partiti antifascisti diedero un importante contributo alla liberazione della capitale, perché al di là di qualche sporadico scontro nei sobborghi della città, i tedeschi poterono ritirarsi sostanzialmente indisturbati. Da allora si è detto e scritto molto sull'insurrezione mancata di Roma, che confrontata con le gloriose insurrezioni partigiane delle città del nord dell'aprile del 45, è stata giudicata un indizio di minore importanza e di minore combattività dell'antifascismo romano, ma si tratta di un giudizio piuttosto ingeneroso, perché intanto, per quanto riguarda il confronto tra le possibilità di insurrezione, quelle del nord avvennero con il totale assenso degli alleati, che invece, per quanto riguarda Roma, manifestarono più volte la loro contrarietà. E si può capire che non fossero disposti, dopo tanti sacrifici e tante perdite, a lasciarsi sottrarre il controllo della città da forze partigiane, il cui orientamento ancora non conoscevano bene e che comunque avrebbero contribuito alla liberazione della città con uno sforzo molto limitato rispetto a loro. C'era poi la ferma opposizione del re di Badoglio, del cui secondo governo facevano parte tutti i partiti del CLN, compresi quelli della sinistra. Una forzatura verso l'insurrezione, da parte dei partiti della sinistra avrebbe certamente determinato una grave crisi nel governo e nello stesso CLN, pregiudicando l'unità delle forze antifasciste, cosa che nessuno voleva. D'altra parte, occorre tener conto del fatto che l'insurrezione a Roma sarebbe costata un sacrificio di vite tra i combattenti antifascisti e la popolazione civile
molto più alto di quanto sarebbe costato nelle città del nord nell'aprile del 1945, perché nel 1945 si trattava di affrontare un esercito tedesco ormai in rotta, in fuga, senza alcuna prospettiva di potersi attestare in qualche nuovo fronte di difesa. Al contrario, nel giugno del 44 l'esercito tedesco si stava ritirando da Roma abbastanza ordinatamente verso una nuova linea di difesa e avrebbe perciò reagito con la massima spietatezza, provocando molte distruzioni nella città e molti morti anche tra la popolazione civile. Bisogna poi considerare che nella gran parte delle città del nord la liberazione è stata realizzata con la partecipazione determinante di formazioni partigiane che venivano dal territorio, dai monti e dalle pianure, dove avevano affrontato duramente i tedeschi nei mesi precedenti. Nulla di questo poteva avvenire a Roma perché allora nel Lazio e anche nelle regioni vicine c'era un movimento partigiano ancora troppo limitato per affrontare una simile prova. Né ci sarebbe riuscito neppure quello settentrionale, anche se più sviluppato, se diciamo, per avventura gli eserciti alleati fossero arrivati al nord nel giro di 2 o 3 mesi. È sbagliato comunque giudicare la resistenza romana dall'angolazione della mancata insurrezione. La resistenza armata in tutte le città d'Italia ha combattuto i tedeschi e i loro collaboratori fascisti attraverso gli attentati gappisti, la cui principale importanza non è consistita nel numero delle perdite provocate al nemico. A differenza delle azioni certamente più numerose dei partigiani delle montagne, che però restavano spesso più sconosciute, quelle dei gappisti, proprio per il fatto di essere state compiute in ambiente urbano, hanno avuto un'eco più ampia, una maggiore capacità di, per così dire, propaganda dei fatti, perché dimostravano che c'erano degli italiani che si battevano con coraggio contro i tedeschi e i fascisti, che esortavano altri italiani ad imitarli e ad unirsi a loro e che segnalavano la loro esistenza e la loro determinazione a battersi agli alleati che fino alla presa di Roma non avevano ancora ben capito quanto importante fosse la resistenza italiana e quanto utile sarebbe stato sostenerla con ogni mezzo. Durante i 9 mesi dell'occupazione tedesca di Roma, sono state compiute parecchie azioni gappiste, che non furono certamente inferiori per numero e per, come si dice, letalità, a quelle compiute nelle città del nord in quello stesso arco di tempo. Tra tutte, naturalmente, emerge l'attentato di Via Rasella, a cui seguì la terribile rappresaglia delle Fosse Ardeatine. Si può certo discutere, come si continua a fare, l'opportunità di quell'attentato, valutando se i suoi costi umani furono proporzionati ai benefici.
ma in ogni caso va incluso tra i benefici il fatto che allora quell'attentato, come le altre azioni del gruppismo romano, furono tra i più forti segnali che la resistenza italiana era determinata e combattiva e perciò andava aiutata ad estendersi e a colpire il nemico sempre di più.